Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura la questione della bonifica di Bussi sul Tirino. Ieri il Consiglio di Stato ha respinto le richieste del Ministero dell'Ambiente, mantenendo valida la sentenza del TAR d'Abruzzo riguardo l'annullamento della gara d'appalto. E la Decdeme, che si era aggiudicata la gara d'appalto, ora può quindi procedere al progetto di bonifica totale. Il Ministero dell'Ambiente perde ancora e il progetto di bonifica può andare avanti. Roma aveva annullato la gara d'appalto, già vinta dalla ditta belga Decdeme, per la bonifica delle aree inquinate di Bussi sul Tirino. Lo scorso 3 dicembre il TAR aveva giudicato illegittimo l'annullamento e il Ministero era ricorso in Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha rigettato ieri la richiesta sospensiva proposta dal Ministero, fissando l'udienza in merito al 13 maggio prossimo e ha respinto la pretesa di Roma di sospendere l'efficacia della sentenza del TAR. Quindi la Decdeme, secondo la legge, ha ancora diritto a integrare un progetto di bonifica, mentre la Edison deve provvedere alla messa in sicurezza. Su questo il colosso energetico è in ritardo. Finora ha allestito il capping, il rivestimento geotessile, su meno del 10% delle discariche. Il Ministero rinuncia ad andare in tribunale e riunisca il tavolo delle istituzioni, fanno sapere dalla Giunta regionale. Nel frattempo le sostanze cancerogene e tossiche lì seppellite continuano a contaminare l'ambiente. I rapporti dell'ARTA sono inquietanti. Piombo, mercurio, cloruro di vinile, chi più ne ha più ne metta, continuano a inquinare il terreno, la falda acquifera e l'area di Bussi. La bonifica è attesa dal 2007, anno in cui furono scoperte le discariche 2A e 2B. La strada però è ancora lunga e percorre le sedi giudiziarie. Oltre al procedimento del Ministero riguardo la gara d'appalto, con la Decdeme che per l'annullamento aveva richiesto risarcimenti milionari, è attesa anche la sentenza della Cassazione riguardo Edison, che da provincia di Pescara, TAR e Consiglio di Stato è ritenuta la responsabile dell'inquinamento. E ora la pagina sanità, al via da oggi la vaccinazione anti-Covid per gli ultraottantenni in provincia di Teramo. Il primo comune è quello di Ancarano. Tania Bonici Castelli. A come Ancarano è il primo comune della provincia di Teramo scelto in ordine alfabetico, dove da oggi prende il via il piano vaccinale messo in atto dall'ASL Teramana sugli 11.000 anziani over 80. Dopo Ancarano, l'ASL di Teramo ha già stilato un calendario per la vaccinazione e da lunedì toccherà agli altri comuni della provincia, seguendo sempre il criterio dell'ordine alfabetico. Soddisfatto il sindaco di Ancarano, Pietrangelo Panichi, da oggi infatti nel palazzetto del comune Vibratiano saranno vaccinati 67 ultraottantenni. Il primo cittadino ricorda che i destinatari della vaccinazione verranno avvertiti direttamente e sarà indicata loro la fascia oraria di somministrazione. Potrà essere vaccinato solo chi è stato contattato dal comune. Chi non è stato avvertito non potrà essere vaccinato. Inoltre, agli ultraottantenni allettati, il vaccino sarà somministrato direttamente a domicilio dagli operatori dell'ASL di Teramo. Il tipo di vaccino anti-Covid che gli anziani riceveranno sarà quello della Pfizer. Inoltre, oggi, al secondo lotto dell'ospedale Mazzini di Teramo, gli agenti di polizia potranno essere vaccinati con l'AstraZeneca, un vaccino che ha una validità contro il Covid del 65%. Il sindacato SIAP invita comunque tutti gli operatori delle forze dell'ordine a vaccinarsi subito, per se stessi e per gli altri. Per il comune di Teramo, quando verrà il suo turno, gli anziani saranno vaccinati in due luoghi già individuati, l'ipogeo e il palazzetto dello sport. Purtroppo si comincia già a parlare di una terza ondata di contagi in Abruzzo. I dati sull'emergenza sanitaria continuano a peggiorare e il bilancio delle vittime sale a quota 1.538. Vaccinare dunque è una priorità assoluta. A Chieti, nella mattinata di oggi, il sindaco Diego Ferrara ha predisposto un'ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado. A partire dalla giornata di domani, sabato 13 febbraio, fino al 27 febbraio compreso. Il personale amministrativo e non docente resta operativo nelle sedi scolastiche, una decisione condivisa con il tavolo di monitoraggio della prefettura a fronte della riunione avuta stamattina.
La nostra provincia è seconda solo a Pescara per incidenza del virus, ha detto il sindaco Diego Ferrara. Per evitare la terza ondata bisogna prendere il coraggio fra le mani e fare ognuno la sua parte. Nelle scuole si stanno manifestando contagi eterogenei, cosa che ci porta a intuire che non sono un cluster, ha detto il sindaco, bensì che il virus arriva da fuori, dagli ambienti scolastici, dove però rischia di propagarsi se non prendiamo in mano la situazione. E a proposito di scuola, a Pescara si concluderanno domenica gli screening per studenti e personale ATA delle scuole medie, mentre per la prossima settimana sarà la volta dei bambini delle scuole primarie. Dai risultati che emergeranno il sindaco si regolerà per la riapertura o meno delle scuole a Pescara. Paolo Renzetti. Assessore, state lavorando senza sosta per far ripartire la scuola a pieno ritmo e per far questo proseguite con gli screening domani e domenica per quanto riguarda i ragazzi delle scuole medie, ma c'è una notizia proprio di pochi minuti fa perché la prossima settimana ci saranno gli screening anche per i ragazzi, per gli studenti della scuola primaria. Domani e domenica completeremo lo screening per i ragazzi delle scuole medie. Poi ci sarà anche il 17 e il 18 saranno completati anche al comprensivo 3, al comprensivo 5, al comprensivo 6, quindi avremo finito mercoledì, giovedì finiremo con le scuole medie. Ma la grande novità è che appena adesso sono riuscito ad ottenere dalla ASL la possibilità di fare lo screening anche per le scuole primarie, quindi saranno altri 5.300 ragazzi che potranno andare a fare lo screening accompagnati dai genitori. Già domenica avremo un quadro abbastanza chiaro per quel che riguarda le scuole medie, la settimana successiva, il 20 e il 21, che faremo lo screening anche con le scuole primarie, saremo ancora più precisi e avremo le idee molto più chiare, anche se bisogna dire che riapriremo le scuole? Qualche dubbio c'è, quindi sì, il sindaco sta decidendo, dovrà decidere assieme all'ASE e al prefetto se continuare la chiusura delle scuole. Il personale ATA e il personale docente lo faranno domani e dopodomani presso la struttura di via Tirino al centro fiere, quindi anche il personale docente ATA sarà monitorato costantemente. Adesso purtroppo ho scoperto questa cosa, che i ragazzini da 0 a 6 anni lo screening non lo possono fare. Vediamo i risultati che ci saranno tra sabato e domenica per le scuole medie, in base a quello ci potremo dare una regolata e quindi decideremo, il sindaco deciderà se riaprire o meno le scuole la prossima settimana. Dopo la positività di un addetto del personale scolastico, il sindaco di Montebello di Bertona, Gianfranco Macrini, ha avviato uno screening di massa rivolto agli studenti e poi esteso anche a tutta la popolazione cittadina. Intanto la scuola chiusa per la sanificazione riaprirà lunedì mattina. Stefano Recanati. Screening di massa a Montebello di Bertona, sindaco Gianfranco Macrini, è prettamente riservato alla popolazione scolastica dopo un caso di positività all'interno del plesso proprio delle scuole, però poi esteso anche a tutta la comunità che sta anche reagendo in maniera positiva in tanti già dalla prima mattinata a sottoporsi a questo test. I risultati sono veramente soddisfacenti. Noi la settimana scorsa abbiamo avuto un positivo all'interno della scuola e abbiamo deciso di fare uno screening soprattutto per i ragazzi e personale della scuola, per far rientrare lunedì tutti i ragazzi a scuola e nella massima tranquillità e sicurezza. Però la soddisfazione è che da questa mattina, siccome abbiamo aperto alle 9, ma dalle 8:30 già c'era gente che aspettava qui davanti, vuol dire che la gente è diventata veramente sensibile e coscienziosa che la tutela non è mai troppo. Ecco sindaco, rispetto alla prima fase dell'ondata, quella dell'anno scorso, dove ci furono 10 positivi a Montebello di Bertona, finì anche in zona rossa, questa volta la situazione è molto migliorata, un solo positivo, però continuate a tenere la situazione sotto controllo. Assolutamente sì. Positivi sono stati 4-5 dalla seconda ondata, diciamo, però scaglionati, uno alla volta, diciamo, appena guariva uno purtroppo diventava positivo, no, tutti asintomatici. Approfitto per ringraziare i cittadini, personale della vigilanza e tutti quanti perché l'attenzione è stata sempre alta, non abbiamo mai abbassato la guardia e questo
anche con tanta fortuna ci ha fatto ottenere questi ottimi risultati. Ecco sindaco, dovete fare anche però così conti con il maltempo, domani è prevista la nevicata qui a Montebello, ricordiamo che siamo a due passi dalla montagna, ecco, dovesse arrivare la neve si continueranno i tamponi o saranno rinviati, però l'obiettivo del comune è riaprire la scuola lunedì. L'obiettivo è quello di riaprire la scuola lunedì, noi cercheremo, abbiamo divulgato la notizia, di venire, di concentrare ad oggi per i ragazzi e personale scolastico ad oggi questi tamponi. Speriamo che domattina il tempo sia clemente e ci dia la possibilità di finire nei tempi stabiliti e poter fare i tamponi a tutti il personale, soprattutto della scuola. Ma la scuola lunedì sicuramente riaprirà. Emergenza sanitaria ma anche emergenza economica, alcuni ristoratori si rivolgeranno al TAR del Lazio e al Tribunale Civile dell'Aquila per far valere i loro diritti dopo le tante chiusure nel periodo della pandemia. Di Mattia, oggi siete in Consiglio regionale per presentare delle proposte che riguardano il comparto della ristorazione, ma siete pronti anche ad andare davanti al TAR per far valere i vostri diritti? Ma io direi che siamo, diciamo, ad un confronto con le istituzioni, un confronto dovuto dopo un anno dalla prima chiusura. Credo che sia il momento appunto di fermarsi un attimo e di riflettere. La nostra azione è abbastanza complessa e strutturata, nel senso che c'è una parte di approfondimento su quanto è stato fatto, anche nelle sedi, diciamo, giuridiche con il ricorso al TAR e il ricorso in sede civile per valutare se tutto ciò che è stato fatto è corretto o eventualmente migliorabile, e continuiamo, come già fatto in passato, il confronto con le istituzioni. Crediamo appunto di poter dare dei suggerimenti per superare uno stato di crisi troppo difficile, troppo duro da sostenere. Ma in generale il ritorno alla zona arancione non è una bella notizia per nessuno, e i ristoratori partecipano di questa grande preoccupazione che investe le famiglie, anche le famiglie dei ristoratori, dei nostri collaboratori, come tutta la società civile. I ristoratori sono decisi ad andare avanti, vogliono tornare a lavorare, c'è anche questo ricorso al TAR, dunque rivolgersi anche alla magistratura amministrativa. Beh, i ricorsi sono due, uno dinanzi al TAR Lazio per contestare appunto la legittimità del DPCM e l'altro al Tribunale Civile dell'Aquila, perché collegato all'impugnazione del DPCM i ristoratori chiedono anche che lo Stato si faccia carico della loro grave situazione economica, e quindi perché questo? Perché la misura del ristoro non è sufficiente per consentire loro di proseguire nell'esercizio dell'attività una volta cessata questa grave situazione sanitaria. E quindi si chiede o in qualche modo di ripensare, diciamo così, non soltanto la misura ma anche il tipo di rimedio che si è individuato, altrimenti ovviamente chiederanno il risarcimento del danno. Sul DPCM invece, questo è uno dei tanti ricorsi che al momento sono stati presentati, perché a ieri i ricorsi presentati al TAR Lazio erano 67, ricorsi presentati non soltanto dai ristoratori ma da tutta una serie di persone che esercitano altro tipo di attività. Cambiamo argomento, una circolare firmata dall'assessore regionale Verì e dal direttore Damario raccomanda fortemente alle ASL di svolgere l'interruzione farmacologica di gravidanza in ospedale e non in consultorio. Subito la protesta di associazioni, opposizioni e sindacati. Sentiamo. Abortire in Abruzzo oggi è ancora più difficile. Sotto forma di forte raccomandazione alle ASL, la Regione ha inviato una circolare affinché l'interruzione farmacologica di gravidanza sia effettuata preferibilmente in ospedale e non presso i consultori. Il testo è firmato dall'assessore alla sanità Nicoletta Verì e dal direttore generale Claudio Damario. Una scelta questa che arriva a poche settimane da quella simile fatta da un'altra giunta capitanata da un esponente di Fratelli d'Italia, quella delle Marche. È un provvedimento a favore delle donne, dice la Verì, perché il trattamento deve essere svolto in strutture mediche adeguate, cosa che spesso i consultori non sono. La questione ruota attorno alla pillola RU486, un farmaco approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che consente di abortire nelle prime settimane di gravidanza senza dover ricorrere a invasivi interventi chirurgici quali l'aspirazione e il raschiamento.
In questi giorni a Pescara sono apparsi dei manifesti pro vita in cui si mette in discussione la libera scelta delle donne. Nella pubblicità la donna è rappresentata come una biancaneve inerme e la pillola diventa una mela avvelenata, ovviamente in contraddizione a quanto appurato dalla comunità scientifica. L'ospedalizzazione per il trattamento farmacologico richiede il ricovero e tempi burocratici più distesi in uno dei momenti più delicati della vita di una donna, senza contare che spesso bisogna scontrarsi con medici obiettori di coscienza che sarebbero maggioritari in Abruzzo. Qui, secondo il Ministero della Salute, sarebbe obiettore oltre l'80% dei ginecologi. E se i medici della propria città si rifiutano di collaborare, allora la donna è costretta a recarsi altrove o a ricorrere agli spesso fatali aborti clandestini. Partiti, associazioni e sindacati non si sono fatti scappare la raccomandazione della Verì. Abbia il buon gusto di dimettersi, dice la pentastellata Sara Marcozzi. Basta far politica sul corpo delle donne, fanno sapere da Coalizione Civica, che ha lanciato un sit-in per domenica mattina a Pescara in difesa dell'RU 486 e della legge 194 che dal 78 depenalizza e disciplina l'aborto. Dal centro-sinistra Marinella Sclocco e Stefania Catalano parlano di una scelta assolutamente fuori dalla storia. Si ritiri il provvedimento emanato, sollecita Rifondazione Comunista, mentre la CGL chiede un confronto concreto sulla medicina territoriale. I consultori, infatti, nati in maniera autogestita e regolamentati nel 75, nel corso degli anni sono stati depauperati, ridotti a corto di personale e molti sono stati costretti a chiudere. Oggi spesso non riescono più a fornire il sostegno richiesto da molte donne, in primis a livello di informazione. Lo ammette la stessa Verì, giustificando il provvedimento. L'assessore però preferisce ospedalizzare piuttosto che rafforzare i consultori pubblici e il discorso non può che prendere una piega bioetica. In ballo c'è l'autodeterminazione della donna e quindi dell'intera società. E ora una notizia appena diffusa, è in corso di redazione un'ordinanza con cui il presidente regionale Marsilio disporrà le zone rosse a partire da domenica per le province di Pescara e Chieti. L'analisi dei dati della pandemia ha confermato che la provincia dell'Aquila e per pochissimo anche quella di Teramo sono invece in zona. Andiamo avanti con la cronaca. Si spacciavano per tecnici, operai e carabinieri per compiere furti in casa di anziani nel pescarese, ma sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. 6 le persone in manette, vediamo. 6 persone, 3 uomini e 3 donne sono state destinatari all'alba di oggi di una misura cautelare perché ritenute a vario titolo responsabili di una serie di furti in abitazione nel pescarese mediante raggiri a danno di persone anziane indifese, facendosi credere amici di famiglia, tecnici ed operai ed in un caso persino appartenente all'arma dei carabinieri. L'operazione portata a termine nella mattinata di oggi dai militari dell'arma del Comando Provinciale di Pescara è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo adriatico e le misure cautelari emesse dal GIP su richiesta del PM titolare delle indagini. 4 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. Le indagini erano iniziate nella primavera del 2020 ed i reati scoperti sono stati commessi tra il mese di dicembre 2019 e l'agosto del 2020. Come ricostruito dagli inquirenti, prima di agire gli indagati studiavano le vittime, le abitudini, le amicizie e le frequentazioni in modo da rendersi maggiormente credibili. Il gruppo agiva sempre in squadre formate da 3 persone in modo da entrare nelle abitazioni e saccheggiarle in pochi minuti, portando via oro ed oggetti di valore, ma anche tessere, bancomat o carte di credito con cui venivano prelevate cospicue somme di denaro e venivano effettuati costosi acquisti in negozi di abbigliamento ed elettrodomestici. Gli indagati si spacciavano per tecnici del gas e in alcune occasioni anche per militari dell'arma. È molto critico il giudizio del PD sul futuro di Viale Marconi a Pescara per il transito dei mezzi pubblici e per la viabilità in considerazione dei lavori che l'amministrazione comunale sta portando avanti. Vediamo. Lavori su Viale Marconi, il centrosinistra è critico su quello che sta accadendo ormai da diversi mesi su una delle arterie più importanti della città. Cosa non condividete in particolare? Più che altro siamo critici e preoccupati per quello che ci è stato detto che verrà fatto, perché in realtà noi siamo stati convocati a fine gennaio dalla Giunta per condividere il PUMS, che vuol dire il piano della mobilità sostenibile, che è un documento di programmazione che parte da lontano e che prevede alcune direttrici, alcuni studi scientifici su come alleggerire il traffico. Ieri mattina a sorpresa in commissione invece ci è stato detto che la struttura tecnica
immaginavo su mandato politico, sta lavorando ad una modifica di quello che avverrà su Viale Marconi, ovvero una modifica, nonostante i lavori siano partiti, della corsia preferenziale spostandola sul lato monte e o con una inversione di marcia da sud verso nord. È evidente che questo cambia completamente anche il PUMS, perché il piano ci dice che invece che il vero problema, tutti gli studi ci dicono che il vero problema è alleggerire il traffico veicolare privato da nord verso sud. In questo modo sostanzialmente siamo chiamati a condividere un documento che rischia già di essere superato per loro stessa missione. Fra l'altro il documento doveva andare in commissione a inizio di febbraio, era stato già annunciato questo iter, eppure il PUMS non ancora arriva, probabilmente c'è qualche ripensamento da parte dell'amministrazione. Siete preoccupati anche perché pensate che possa diventare ancora più caotico il traffico su Viale Marconi e che poi si possano verificare problemi per i residenti per quanto riguarda anche i parcheggi? Assolutamente sì, c'è stata una cattiva comunicazione da parte dell'amministrazione comunale. Ci era stato fatto credere anche dalla tua, ma anche dall'amministrazione, che la filovia su Viale Marconi avesse un senso di marcia privilegiato in direzione nord-sud per delle reali motivazioni numeriche di utenti dei mezzi pubblici. Vediamo a scoprire ieri in commissione che non è così e che la filovia invece avrà un senso privilegiato, quindi una corsia preferenziale in direzione sud-nord. Non è una modifica, una piccola modifica, una modifica sostanziale del piano della mobilità della città e di questo quartiere. Noi abbiamo scoperto ieri in commissione di questa modifica, addirittura anche un pezzo di centrodestra è parso veramente cadere dalle nuvole di fronte a questa modifica. È importante, noi vogliamo chiedere chiarimenti, vogliamo chiedere dei tavoli tecnici per approfondire quanto è emerso ieri in commissione. E ora lo sport con il calcio di Serie B. Domani alle 14 il Pescara ospita il Venezia con l'obiettivo di dare continuità al pareggio di Empoli e risalire dall'ultimo posto in classifica e ritrovare una vittoria che ormai manca dal 4 gennaio. Squalificato Busellato, al suo posto il rientrante De Sena, Andrea Costantini. Il pareggio di Empoli ha fermato l'emorragia, il Pescara è tornato a fare punti dopo 4 sconfitte e Roberto Breda ha per ora allontanato lo spettro dell'esonero. La classifica resta però pessima e domani all'Adriatico contro il Venezia il Delfino dovrà ripartire dall'atteggiamento messo al Castellani e poi ci vorrà qualcosa in più per battere i Lagunari che stanno giocando un ottimo campionato e sono in striscia di 4 risultati utili consecutivi. Non c'è verso di pensare che ora il calendario è duro, servono punti a prescindere dall'avversario. Citato a tal proposito, Breda, che ha lasciato il 4-3-2-1 ed è tornato al 3-5-2, analizza la questione modulo, la sterilità degli attaccanti e il numero 0 alla statistica gol dalla panchina per il Pescara. Sul discorso del modulo, qua potrà anche essere che in futuro o gara in corso in certi momenti della stagione poi anche magari tornare a riutilizzarlo, quindi non è che una cosa va abbandonata definitivamente. Credo che non con i risultati, ma in certi momenti della gara ha dato anche qualche buon segnale. È logico che va migliorato e bisogna lavorarci. E in questo momento il tempo per lavorarci non è che ce ne sia tantissimo. Sul discorso dei gol, ci mancano gol da tante parti, da parte degli attaccanti e da parte certamente anche di chi entra, perché è logico che tante volte la differenza fa anche chi entra. Come impegno, come spirito di mettersi a disposizione, non posso fare nessun tipo di... posso solo fare complimenti ai ragazzi perché vedo che entrano sempre bene, però anche l'idea di essere determinati anche in poco tempo, secondo me dovrebbero iniziare a viverla, perché anche giocare un quarto d'ora, 20 minuti, tante volte può essere sufficiente per essere determinante per il fine risultato. Sia soprattutto Setter, ma anche Galano, non sono riusciti a dare una certa continuità, perché Galano è vero che è secco da dicembre, però è anche vero che non gioca da 3-4 partite, e Setter ugualmente ha qualche problema. Però è logico che una squadra vive anche soprattutto dei gol degli attaccanti, in qualche maniera anche attraverso Odgar, attraverso altri ragazzi, dobbiamo trovare una certa vena realizzativa con più costanza.
Fuori Busellato per squalifica e con Giannetti e Maestro alle prese con infortuni, Breda recupera Sorensen che può strappare a Gut una maglia da titolare nella difesa, che per il resto dovrebbe vedere le conferme di Balzano a destra, Bocchetti e Scognamiglio, mentre Nzita contende una maglia a Masciangelo. In mezzo con Rigoni non al top per un dolore alla caviglia, sarà il rientrante De Sena a prendere il posto di Busellato. Centrocampo completato da Valdifiori e Tabanelli, mentre si ripartirà da Macin e Setter in attacco. Nel Venezia out il portiere Lezzerini, stagione finita. Vacca, Bjarkason, Carlson e Milimachi, ballottaggio in difesa tra Felicioli e Molinaro. In avanti occhio a Forte, co-capocannoniere con 12 reti, sostenuto da Aramo e Di Mariano. Venezia è una buona squadra perché al di là dell'ultimo risultato vede da una serie positiva e da prestazioni positive, cambiando qualcosina, perché usa sempre la difesa 4 con dei terzini di spinta e alternando i 6 dal centrocampo in avanti, perché ha fatto 4-4-2, 4-3-1-2, 4-3-3 e anche nel corso della partita ha queste continue variazioni di posizione. Però appunto ha anche dei punti deboli che l'abbiamo visto con l'Empoli, perché anche l'Empoli è una squadra che non è che hanno tirato in tanti in porta, noi delle situazioni interessanti le abbiamo create, quindi dobbiamo essere bravi a interpretare la partita sulla falsa riga di quella di Empoli, con grandissimo equilibrio, poi dopo cercando di migliorare certamente anche l'aspetto di sviluppo. Tra Pescara e Venezia bilancio in perfetta parità, 10 vittorie ciascuno e 10 pareggi. All'Adriatico però sono giunte 8 di quelle vittorie, a fronte di 4 pareggi, l'ultimo lo scorso campionato 2-2, e 3 sconfitte, l'ultima nell'aprile 2001, 2-3. Ultimo successo del Delfino, l'1-0 del dicembre 2018 con firma di Brugman, arbitro il Luzzi di Molfetta, che ha diretto il debutto vincente di Breda lo scorso dicembre. Serie C, seduta mattutina per il Teramo che continua a preparare la trasferta di domenica alle 17.30 a Caserta. Si allenano in gruppo Viero, Vitturini, Berligia e Soprano. Il tecnico Paci ora dovrà sciogliere alcuni nodi, tra i quali anche quello del modulo. Argomento affrontato in conferenza anche dal difensore Daniele Trasciani, entrato nella ripresa domenica scorsa contro il Monopoli. Beh, sicuramente sono molto soddisfatto di come sono entrato in gara. Come hai detto tu, è stata sicuramente un'ottima prestazione e non so, anche con l'Avellino credo di essermi comportato bene. E diciamo che con l'Avellino, essendo partito dall'inizio, magari ero avvantaggiato e entrare in una partita comunque in cui perdi 1-0, specie per un difensore, è più difficile, quindi forse può essere considerata migliore anche per la situazione, diciamo, che si era creata in quel momento. Però, come hai detto tu, ho fatto uno sforzo anche a giocare terzino perché non era il mio ruolo. Avrei preferito avere magari più spazio da centrale, però comunque sono soddisfatto e se dovessi essere richiamato in causa anche per fare il terzino, so che posso farlo, magari con determinate caratteristiche, ma per il mister e per la squadra disposto a fare qualsiasi ruolo in campo. Gli stimoli e le motivazioni sono le stesse, indipendentemente da chi c'è o da chi non c'è. Io competo ogni giorno per cercare di farmi trovare pronto e per cercare di avere una maglia titolare. Io sono consapevole dei miei mezzi e cerco di farmi trovare pronto in qualsiasi momento. Mi alleno quotidianamente e costantemente al massimo delle mie potenzialità per dimostrare al mister, alla squadra e ai giornalisti, a tutte le persone presenti il mio reale valore. Ritieni la difesa 3, benché tu preferisca quella 4, uno schieramento difensivo di emergenza per il Teramo oppure può diventare una consuetudine? Sicuramente nel momento in cui passiamo sotto e passiamo in svantaggio è un sistema congeniale, perché comunque ti permette di coprirti e allo stesso tempo di attaccare mantenendo la squadra più equilibrata, secondo me. Però è un sistema che potremmo riproporre, almeno per come la vedo io. E ora gli aggiornamenti riguardo calcio a 5 e volley. Partiamo dal calcio a 5. In A domani alle 15 al Pala Rigopiano la Color Max Pescara riceverà il Catania. Alle 18.30 la capolista Acque Sapone Unigross giocherà a San Giuseppe Vesuviano. In A2 la Tombesi Ortona alle 16 sarà ospite del Gubbio. In B pure alle 16 la Real Dem Montesilvano scenderà a Bitonto. In A femminile domenica alle 16 il Montesilvano affronterà il Bisceglie al Pala Rigopiano. In A2 sempre domenica alle 12 anticiperà il Florida Pescara il match contro il Firenze. Alle 15 in programma San Giovanni
per Siceto, Orione Avezzano. Alle 15.30 sarà la volta del Francavilla sul campo del Foligno. E per quanto riguarda la pallavolo, in A2 rinviata Sie Cortona Taranto, in A3 altro turno interno, domenica alle 19 per la prima della classe Abba Pineto contro Roma. In B alle 18 di domani il Paglieta ospiterà l'Andria, alle 19.30 l'Alba Adriatica se la vedrà in casa con la capolista Macerata. In B1 femminile rinviato il derby tra Chieti e Altino, in B2 domani Bona alle 18 al Palastaccioli riceverà il fermo. Domenica alle 17.30 derby al Pala San Gabriele tra Impianti Futura Teramo e Gada Pescara 3. E con questo termina la nostra edizione del TG6. I servizi li troverete online su YouTube e su tv6.it. E il prossimo aggiornamento con l'informazione è alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.